Tony si presentava come la classica patata bollente, e a me le patate bollenti sono sempre piaciute. Il nostro lavoro, per quanto ne so io, deve contenere un'alta percentuale di rischio per poter funzionare, per poter dare un risultato, per vibrare. E qui c'era. Ed era il rischio dello stereotipo, appunto, della macchietta, aiutami a dire tutto. Andava lì, quindi, come diceva prima Simone, andava tutto umanizzato, in una parola, preso reale, vero e umano. Persino Tony, che sulla pagina sembrava molto più spostato, uno dei problemi forse che aveva la scritta, ce lo siamo detto, così, era che era evidentissimo l'aspetto croce di Tony, ma molto meno evidente l'aspetto delizia, e quindi che avremmo dovuto lavorare sulla deliziosità del suo carattere, secondo me, su quello. Ma io, come sempre, prendo le conoscenziature e la prima lettura per me è fondamentale, nel senso, devo ricevere qualche cosa, divertimento, emozione, rabbia, stupore, e questa bellissima sceneggiatura mi ha dato tutto questo. E poi cade in un momento storico dove, come sappiamo, penso che parla di accettazione, come già stato detto, l'accettazione non è proprio il pane quotidiano, stiamo facendo alcuni passi indietro in questo senso, come sappiamo. E poi la giustezza del personaggio, è un personaggio che non mi era mai capitato di fare, non perché omosessuale, ma proprio perché mi veniva data la possibilità di esprimere una pacatezza, una come dire, diciamo, io mi riconosco una certa, io Alessandro, una certa semplicità di pensiero, e non dire che sono, non sono particolarmente intelligente, ma giro poco intorno alle cose, vado dritto, un po' come Catania Carlo, che si chiama sempre per me, e che si è venuto sempre prima di dare la ad altri, no? È un personaggio apparentemente senza difetti, un po' al contrario, io ho dovuto lavorare leggermente un po' sulla croce, un po' come lui è croce e delizia, e quindi mi sono sempre chiesto, ma è possibile che questo personaggio, al contrario di tanti, non tiri fuori mai un difetto? E per fortuna il regista mi ha dato una mano e mi ha permesso anche di tirare fuori un difetto, per esempio il fatto che il mio personaggio è l'anziano. Quindi questo mi ha fatto particolarmente, mi ha dato un po' di mano. Penso anche il piacere di fare questo film, sta tutto nel film, si vede completamente, abbiamo passato dei momenti di grande intesa e divertimento, anche se poi, come dicevamo, questa commedia che fa molto sorridere, che fa che strappa delle riserve, piano piano si è trasformata anche in un film pieno di emotività, ma un'emotività di quella roba che ti si apre il petto, vedo che hai voglia di attraversare quel film lì, perché ne esci con la... Insomma, poi io da spettatrice sono una grande fan della compagnia, quindi non c'era cosa più interessante per me, veramente, in quel momento. No, io sì, mi sono divertito sempre, la verità è stata proprio fantastica partecipare a questo film, poi non lavoravo da poco, quindi mi sono veramente totalmente dedicato a questo film e alla direzione di Simone, che è stato una bella scoperta. Lo conoscevo, pensando al suo primo film, e direi che un sacco di la conoscenza di questo fantastico cast e anche di tutti quelli che non sono presenti, quindi è stato veramente un bel viaggio.